professore di una biologa nutrizionista. Salve, buonasera, vorrei ringraziare intanto l'amministrazione, il sindaco e il professor Dell'Azzi per l'invito. Io tenterò di darvi delle norme di buona alimentazione, perché se a tutte le età l'alimentazione è un ruolo centrale per la prevenzione delle malattie, soprattutto per la terza età, è il cerno sul quale ruota la qualità della vita. Sono stati condotti numerosi studi che riguardano la valutazione delle abitudini alimentari o comunque dello stato di nutrizione della popolazione anziana, ed è stato visto che comunque ha una giusta alimentazione con un adeguato apporto di nutrienti e ha un apporto positivo sull'andamento dell'invecchiamento e quindi sul miglioramento della qualità della vita. Lo stato di nutrizione dell'anziano dipende da diversi fattori. Intanto nell'anziano avvengono dei cambiamenti che si hanno proprio per via dell'età, dei cambiamenti nella composizione corporea, ma anche per quanto riguarda gli apparati e gli organi. Si hanno dei cambiamenti di metabolismo, quindi questo porta a delle variazioni del fabbisogno energetico e del fabbisogno di energia. Altri fattori sono anche gli ostacoli socioambientali, che comunque riguardano l'anziano, e l'interferenza di malattie o comunque la troppa facilità con cui l'anziano tende a prendere dei farmaci, che modificano quindi le richieste e il consumo dei nutrienti. Le modificazioni che avvengono nella terza età le voglio schematizzare con queste. Intanto si hanno delle modificazioni della composizione corporea, poi modificazioni sensoriali, modificazioni a carico dell'apparato gastroenterico e modificazioni neuromorali. Io mi soffermerò sulle modificazioni della composizione corporea. Intanto nella popolazione della terza età si ha un'evidente riduzione della massa muscolare scheletrica e la parte metabolicamente attiva, detta anche massa magra. Si ha una riduzione della massa magra intanto perché si ha una modificazione del metabolismo muscolare proteico, poi per via della riduzione dell'attività motoria e quindi un aumento della sedentarietà. Quindi si ha una riduzione dei cosiddetti appunto muscoli, si ha inoltre una riduzione del volume plasmatico, dell'acqua corporea e invece si ha un aumento del tessuto adiposo, con localizzazione prevalentemente addominale, che è graduale nell'uomo, mentre nella donna è parallelo alle variazioni ormonali, quindi avviene nella menopausa. Inoltre bisogna dire che l'accumulo di adipi a livello addominale si ha soprattutto e anche in coincidenza con malattie che possono essere malattie cardiovascolari o malattie metaboliche. Qui ho voluto dare dei numeri per farvi rimanere meglio impresse le modificazioni che si hanno a livello della composizione corporea, quindi un aumento del 35% del tessuto adiposo, una riduzione del 40% dei muscoli scheletrici, dell'8% del volume plasmatico, del 17% dell'acqua corporea e del 40% dell'acqua extracellulare. E, come diretta conseguenza delle modificazioni fisiologiche che si hanno a carico della composizione corporea, si ha una riduzione del metabolismo basale, cioè della quota energetica di cui ha bisogno l'organismo per le funzioni vitali. È una riduzione del 13% rispetto all'adulto. Questo comporta una riduzione del costo energetico, quindi della spesa energetica che ognuno deve avere. Diminuisce di circa 200 calorie al giorno fra i 50 e i 60 anni e 500 calorie al giorno oltre i 75 anni. Diminuendo il metabolismo basale e la spesa energetica, automaticamente diminuisce anche il fabbisogno calorico. Quindi deve modificarsi anche l'alimentazione di un anziano. Io vorrei darvi delle norme di alimentazione e idratazione, però prima voglio dire che gli effetti negativi dovuti alle modificazioni della composizione corporea possono essere in un certo senso ridotti se si pratica attività fisica, perché rappresenta uno strumento per incrementare il dispendio energetico giornaliero, favorisce il controllo del peso corporeo e può modificare dei parametri che possono essere la pressione arteriosa, la colesterolemia o anche il livello ematico di glucosio. A questo punto procedo con delle norme di alimentazione. Qui dico che uno stile quindi di vita attivo associato ad una corretta alimentazione è la scelta giusta per ridurre appunto gli effetti sulla composizione corporea. Legata alla adolescenza. Ecco, qui le norme di alimentazione. Parliamo intanto di alimentazione abituale.
e poi in particolare di alimentazione per lo sportivo, quindi l'alimentazione da effettuarsi prima, durante e dopo l'attività sportiva. Per quanto riguarda l'alimentazione abituale, vi presento qui la piramide alimentare per rappresentare l'alimentazione a livello qualitativo e quantitativo. Si legge a partire dal basso, dall'ultimo piano, e indica quindi gli alimenti da assumere giornalmente o comunque durante l'arco della settimana in ordine decrescente partendo dal basso. All'ultimo piano troviamo l'acqua e le bevande senza zucchero, quindi tè e vegetale. Bisogna assumere acqua e bevande ad ogni occasione distribuite durante il giorno, in particolare almeno 2 litri d'acqua al giorno. Al gradino successivo troviamo frutta e verdura. Si devono assumere il più possibile, io ho scritto almeno 5 volte al giorno, quindi tutti e 5 i pasti, possibilmente di 5 colori diversi e possibilmente fresche. Poi troviamo grano, altri cereali, legumi e patate da assumere ad ogni pasto, quindi a colazione, pranzo e cena. Poi latticini, carne, pesce e uova che devono essere assunti alternati durante la settimana. E poi negli ultimi 2 piani troviamo i cibi che devono essere ridotti, perché abbiamo oli grassi e noci da assumere giornalmente ma con moderazione, e poi poco e di rado dolci, salatini e rigide. In particolare vi voglio dire che le esigenze nutrizionali devono tradursi nell'elaborazione di menù e preparazioni di piatti con ricette che devono essere sempre